Ovviamente, uh, circa tre settimane fa sono stata accusata, uh, e non è, non è la prima volta che mi è successo: sono stata accusata di non aver fatto uh, selfie con una bambina scesa dal palco, scesa dal palco di battiti, quando invece ho le foto che fanno vedere proprio che io serenamente, come sempre, mi faccio le foto con tutti perché sono questa persona. Ma questo è stato una fake news che è girato. Ha fatto il suo giro patetico sul web perché si tratta di pagine di quattro spicci, capito? Proprio quelle pagine lì che poverini non sanno come aumentare il loro algoritmo, eh, sai, non sanno come generare commenti eh, sui social. Ma la cosa che più mi dà fastidio è che tu non attacchi. Non è che stai attaccando solo me in quanto persona, perché lo sai che io adoro i bambini e i bambini mi adorano. Loro lo sanno. Non mi taggono perché non hanno le palle per taggar taggarmi. Ma l'idea è che strumentalizzano i bambini per avere qualche commento in più e aumentare il loro stupido algoritmo su, su Instagram. Questa cosa è così lontana dalla verità che io, infatti, l'altro ieri sono andata a Teramo e dopo lo show. Continuo. Dicevo, la polizia che è lì proprio per gestire e mantenere l'ordine ha deciso di fare il contrario del suo mestiere. Ha aperto le transenne in questo poco spazio che c'era tra il van il mio e, e, e appunto le transenne in un terreno totalmente dislivellato dove io continui, con, continuavo a cadere. Cioè, a, a storgermi la caviglia, insomma, era proprio un terreno anche impossibile, proprio um, da calpestare. Si è creata una tale calca. Avevo bambini e bambine che mi arrivavano al ginocchio. Continuavo a dire: 'Qua qualcuno si fa male, qual qualcuno si fa male. Non possiamo stare qua, non possiamo stare qua.' Ma a nessuno io ne frega niente di niente. Perché la cosa più importante è farsi una foto, farsi una foto. Ma questa cosa diventa molto pericolosa. Eh, per tutti, per tutti, in questa occasione sono stata caricata da una donna. Questa donna mi ha caricato così forte, in, ma in maniera così forte, che ho subito un trauma al seno, per cui ieri non riuscivo nemmeno a parlare dal dolore. Sono andata in ospedale e mi hanno detto che, vabbè. Sono nera, sono nera, devo cancellare i prossimi show. Sono, molti sono show esteri che stavano andando benissimo. Ho aspettato 8 anni per fare questi show all'estero. Eh, il punto che, che, che voglio fare è questo: la mia non è una lamentela nel fare le foto. Io sono solo felice, felice di guardare le persone negli occhi, vedere queste facce sorridenti che non vedono l'ora di farsi la foto con me. Io amo i bambini, amo le persone che mi vogliono bene, è una cosa che mi fa stare bene mentalmente, mi fa bene al cuore. Però c'è una cosa che sta sfuggendo di mano. Non è possibile non mettere la sicurezza. Al primo posto, non è possibile costantemente rischiare rischiare veramente delle situazioni di follia, delle situazioni di grandi pericolo per delle foto e che questa cosa non interessi a nessuno tranne che a me. Perché ci sono persone addette alla sicurezza che non ce la fanno e addirittura ritrovarmi che sono le, le forze dell'ordine a creare questo caos perché, semmai sia, se io scappo perché è troppo pericoloso, io mi ritrovo. Articoli dove dove, dico, dove le persone sono lì sotto a commentare quanto sono una merda, quanto io eh, sia una persona del cazzo, cioè insulti a non finire su di me, la mia musica. Tutto vi spiego perché è inaccettabile perché mai sia, mai sia e faccio le corna, mai sia questa volta mi sono fatta male io e sono no dispiaciuta di più sono stata ieri tutto ieri a piangere innanzitutto dal dolore perché non potete capire che cosa significa avere liquido tutto attorno al seno, al petto che ti arriva pure fino allo sterno non, non riuscivo a muovermi non ricevo, Oggi riesco a fare questo, ma ieri no, non riuscivo nemmeno a parlare, nemmeno a camminare. Adesso cammino con, con fatica e sono molto lenta. Però non è possibile che questa cosa interessi solo a me e che mai sia. Se non ero io a farmi male, ma se era una bambina o un'anziana o una signora, che cosa dicevate di me? Che cosa andavate a dire e a scrivere? Io mi immagino il delirio e le colpe e le cose, catti le cattiverie che uscirebbero fuori o potrebbero uscire fuori davanti a una notizia del genere, capito? Che un artista crea il panico, eh, che una signora, una, un bambino si fa male, l'artista prende e scappa, se ne va. Non è la sicurezza non è una responsabilità nostra.